Questo è un sonometro, è composto di tre corde metalliche, tre corde d'acciaio. La terza corda in particolare è libera, la useremo per ultima, tirandola con un dinamometro. La vedremo alla fine. Queste tre corde d'acciaio, queste due sono fisse in particolare, e sono lunghe più di un metro e si può regolare la tensione di queste corde esattamente come in una chitarra, ruotando questi bischeri, così si chiamano queste chiavi. Ora, questo esperimento serve sia per vedere e misurare le onde stazionarie che si instaurano in una corda con gli estremi fissati, come sono queste, sia per misurare la velocità delle onde sonore, delle onde meccaniche, che si propagano lungo la corda. Infatti noi sappiamo che le onde stazionarie si formano in una corda dalla sovrapposizione, cioè dall'interferenza, di onde progressive e regressive che rimbalzano continuamente ai lati della corda, agli estremi, quindi sono onde trasversali che rimbalzano continuamente avanti e indietro. La loro interferenza dà luogo all'onda stazionaria. Noi possiamo calcolare la velocità con cui queste onde progressive e regressive viaggiano lungo la corda. E vedremo che questa velocità non dipende dalla lunghezza d'onda e dalla frequenza delle particolari onde, perché su una corda si possono instaurare onde di lunghezze d'onda e di frequenze diverse, però viaggiano tutte alla stessa velocità queste onde. E infatti la velocità vedremo che dipende invece da altre due cose, dipende da quanto è tirata la corda, quindi la tensione della corda, che regoliamo come abbiamo detto con il bischero, perché la tensione è una misura della rigidità e noi sappiamo che un mezzo materiale più è rigido, più le onde meccaniche viaggiano veloci. Quindi una cosa è la tensione, la rigidità. L'altro fattore che determina la velocità delle onde è la densità lineare di massa. Che vuol dire? Vuol dire quanti grammi una corda, quanti grammi ha per metro, la massa per unità di lunghezza. Perciò ci sono corde più spesse, che hanno quindi una maggiore densità lineare di massa, più grammi al metro, e ci sono corde come quest'altra che è più sottile, quindi hanno una minore densità lineare di massa. Dove viaggiano più veloci le onde? Dove è più sottile la corda, dove è praticamente minore la densità lineare di massa. Quindi nelle corde sottili le onde viaggiano più veloci, nelle corde spesse più lente. L'esperimento si divide in due parti. Nella prima parte si utilizzano le corde fisse. Si sceglie una tensione, in questo caso sono due corde identiche, ma tirate con due tensioni diverse, esattamente come farebbe una chitarra, suonano due note diverse. Naturalmente sappiamo che la nota più bassa è quella corrispondente alla tensione minore. In questo primo esperimento, quindi, noi misureremo la velocità delle onde lungo queste corde. Ne scegliamo per esempio una, cominciamo a vedere quanto è lunga questa corda e più o meno è lunga 114 centimetri e mezzo. Allora sappiamo che le onde stazionarie che si instaurano in questa corda sono tutte le multiple e le sottomultiple della fondamentale. La fondamentale in particolare ha una lunghezza d'onda che è il doppio della lunghezza della corda, quindi se la corda è 1,145 m, l'onda stazionaria fondamentale, in modo fondamentale risonante prima armonica, ha una lunghezza d'onda doppia, 2,29 m. Per misurare la velocità con cui le onde camminano lungo questa corda bisogna conoscere la lunghezza d'onda e la frequenza. Infatti lunghezza d'onda per frequenza ci dà la velocità. Allora, ragioniamo soltanto sull'armonica fondamentale. Abbiamo detto la lunghezza d'onda la conosciamo, è 229 cm. La frequenza l'andiamo a misurare con il programma Audacity. Come facciamo? Semplicemente suoniamo la corda e con un microfono che sarà collegato al computer analizziamo lo spettro sonoro, quindi registriamo il suono, il profilo sonoro, poi andiamo ad analizzare lo spettro e vediamo quali sono le armoniche che compongono questo suono.
dall'analisi armonica del suono scopriremo qual è la fondamentale, la frequenza fondamentale. Poi l'esperimento, sempre la prima parte dell'esperimento, proseguirà in quest'altro modo. Noi cambieremo la lunghezza della corda, invece di prenderla lunga per l'intera lunghezza, la bloccheremo in un punto qualunque, per esempio qui, la bloccheremo qua. C'erano dei ponticelli, in realtà non è che si fa con le pinze, c'erano dei ponticelli che andavano messi qua e bloccavano la corda, però questi ponticelli purtroppo sono andati persi e quindi dobbiamo arrangiarci con le pinze. Quindi noi blocchiamo la corda e a questo punto abbiamo due corde, da una corda sono diventate due, perché abbiamo una corda di questa lunghezza e un'altra corda di quest'altra lunghezza. Per esempio decidiamo di lavorare sulla prima parte della corda. Facciamo lo stesso esperimento di prima, cioè andiamo a misurare la velocità con cui le onde corrono su questo tratto di corda. Naturalmente saranno onde di minore lunghezza d'onda, perché adesso la corda è più corta, sono circa una quarantina di centimetri. Sappiamo che la fondamentale ha una lunghezza d'onda doppia, quindi da qui più o meno fino a qui. Questa è la lunghezza d'onda della fondamentale, che avrà anche una frequenza diversa. E facciamo lo stesso esperimento, nel senso che misuriamo il doppio di questa corda e è la lunghezza d'onda fondamentale. Poi con Audacity, con il microfono, andiamo a registrare questo suono, che sentiamo che è più alto, quindi già significa che è una frequenza molto più alta di prima. Prima la frequenza era questa, adesso la frequenza è quest'altra. Quindi andiamo a misurare di nuovo lunghezza d'onda e frequenza con Audacity. Dalla moltiplicazione lunghezza d'onda per frequenza troveremo la velocità. E che cosa scopriremo? Scopriremo che la velocità con cui le onde camminano in questo tratto di corda, pur essendo onde più corte, di minore lunghezza d'onda e di maggiore frequenza, quindi oscillano più rapidamente queste onde qui rispetto a prima, però la loro velocità sarà la stessa. Infatti la velocità, abbiamo detto all'inizio, che non dipenderà dalle onde se sono più corte o più lunghe e se oscillano, fanno oscillare la corda con minore o maggiore frequenza. Non dipenderà da questo, dipende soltanto dalla tensione e dalla massa per unità di lunghezza. E questa è la prima parte dell'esperimento, che noi appunto realizzeremo prendendo vari tratti di corde. Giusto così per curiosità, vediamo che se noi blocchiamo la corda a metà della sua lunghezza, più o meno metà della sua lunghezza è qua, la corda, siccome si generano onde stazionarie che hanno una lunghezza d'onda a metà rispetto a prima, avranno una frequenza doppia. E la riconosciamo la frequenza doppia perché sappiamo che una frequenza doppia corrisponde a un'ottava più alta. Infatti sentiamo la corda libera per tutta la sua lunghezza, che nota fa? Ecco, e questa è un'ottava superiore. E siccome la corda è divisa esattamente a metà, la nota che suona l'ottava superiore di questa metà corda qui è uguale a questa. E è un'ottava superiore rispetto alla corda intera. Questa proprietà non si verifica se io invece blocco la corda in un punto che non è al centro. Sentiamo, ecco, questa è la corda intera, questa è la corda bloccata circa a una quarantina di centimetri. Suonano due note diverse perché queste lunghezze sono differenti. Bene, questa era la prima parte dell'esperimento. Far vedere che tutte le lunghezze d'onda, le più diverse, le frequenze più diverse, viaggiano comunque tutte alla stessa velocità. La seconda parte dell'esperimento è invece verificare qual è e scoprire qual è quella legge in base alla quale le onde viaggiano più veloci in una corda che è tirata di più. Quindi se noi aumentiamo la tensione alla corda con questo dinamometro,
Allora, vedremo che le onde viaggiano più veloci. Come si fa questa seconda parte dell'esperimento? Si prende la corda che era libera e la si tira con questo dinamometro che indica i chilogrammi peso. In questo momento io sto tirando con 2, 3, 4 chilogrammi peso. Per esempio, se io tiro con 4 chilogrammi peso, poi vado a suonare questa corda e questo è il suono che fa. Se io aumento la tensione della corda, la corda suona una nota più acuta. E quindi l'esperimento consiste nel procedere esattamente come prima, cioè si lavora con la corda intera, si lavora con la corda lunga 114 cm e mezzo, ma si lavora a diverse tensioni, quindi si lavorerà a 4 kg di tensione, a 6, a 8, fino a 12 kg. E stavolta la lunghezza d'onda non cambierà mai, perché lavoriamo sempre con la corda intera. La lunghezza d'onda sarà sempre il doppio della corda, quindi sarà sempre 229 cm. Quello che cambierà sarà la frequenza. Come anche abbiamo sentito, pizzicando la corda, la frequenza diventava sempre più alta man mano che noi tiravamo il dinamometro. Quindi frequenze più alte, moltiplicando la lunghezza d'onda, 229 cm, per frequenze sempre più alte, vengono velocità sempre più alte. Quindi vuol dire che aumentando la tensione della corda, attraverso il dinamometro, le onde viaggiano sempre più veloci. E quale sarà la dipendenza matematica della velocità delle onde dalla tensione della corda? Sarà una dipendenza non proporzionale, ma attraverso una radice quadrata. Cioè, se noi, per esempio, quadruplichiamo la tensione, passando per esempio da 2 kg a 8 kg, oppure passando da 3 a 12, passando da 3 kg a 12, quindi se noi quadruplichiamo la tensione, la velocità delle onde raddoppia, perché appunto c'è una relazione di tipo radice quadrata. Infine, l'esperimento andrebbe completato cercando la dipendenza della velocità delle onde dall'altro fattore, che era la densità lineare di massa. Quindi bisognerebbe sostituire questa corda sottile con questa spessa, mettere questa corda spessa al posto di quella sottile e fare lo stesso esperimento. E in quel caso si vedrebbe che di nuovo cambierebbe la velocità di propagazione delle onde, ma cambierebbe al contrario: più la corda è spessa e quindi massiccia, con una grande massa, più lente andrebbero le onde. Adesso che abbiamo spiegato l'esperimento, andiamo a vedere al computer con Audacity tutti i risultati sperimentali che abbiamo trovato.